abbiamo monitorato con tutta la squadra del Comune di Napoli, tutta interessata dalla protezione civile, alla sicurezza abitativa, strade, ABC. Più volte sono andati gli assessori, mi sono recato io e sto seguendo personalmente. La situazione è monitorata in tempo reale. Oggi dovremmo avere un quadro generale più dettagliato sulla tempistica. Credo che per quanto riguarda il ripristino della viabilità stradale non dovremmo avere problemi, nel senso che è questione veramente di poco, e l'obiettivo è sicuramente per fine anno di avere la mobilità completamente recuperata. In giornata dovremmo avere invece notizie più dettagliate sull'edificio, per vedere di ragionare su una tempistica che abbia come primo punto la sicurezza e come secondo punto la rapidità degli interventi. Quindi agire in massima sicurezza e nel più breve tempo possibile per poter consentire alle persone di ritornare nel loro edificio e ai commercianti di poter usufruire degli esercizi che in questi giorni importanti sono rimasti chiusi. Quindi un grande lavoro di squadra, i lavori si stanno facendo. E poi sicuramente, superata la fase di emergenza, è mia intenzione, è nostra intenzione, poi procedere anche a una verifica complessiva di tutto quello che è accaduto, perché quella zona è stata anche interessata circa 10 anni fa in un evento similare, e quindi ci sarà un approfondimento successivo anche su questo. L'amministrazione comunale si è presa a carico delle persone che sono fuori casa, giusto? Sì, ci siamo presi carico, ma non ce n'è stato bisogno perché nessuno ha fatto richiesta di poter avere un alloggio temporaneo in albergo o a qualche altra parte. Sono tutte persone organizzate. Devo dire anche, colgo l'opportunità di questa domanda per ringraziare tutti i residenti dei Colli Aminei. Io sono stato personalmente là, e tranne, vabbè, qualche piccolo personaggetto, diciamo, qualche politicante di turno che cercava anche su queste vicende, come dire, di farsi un po' di notorietà del minuto. Invece voglio ringraziare veramente i residenti e soprattutto le persone colpite da una vicenda comunque grave, per fortuna non una tragedia, ma vicenda grave, con un grande senso di responsabilità, di compostezza e anche di far parte di una comunità, cioè che hanno chiesto giustamente al sindaco quello che dovevano chiedere, ma con grande senso di partecipazione alla problematica complessiva, quindi veramente una maturità molto forte di quel quartiere e dei napoletani, che si sta lavorando tutti insieme per risolvere un problema, e questo è lo spirito con cui bisogna affrontare i momenti di difficoltà nella nostra città. Quindi va un mio ringraziamento e colgo l'opportunità delle telecamere e della stampa per ricordare loro, così come ho fatto di persona, che nulla sarà lasciato al caso, che nulla sarà sottovalutato e che stiamo lavorando in tempo reale per affrontare tutti i nodi e risolverli nel più breve tempo possibile e soprattutto nella massima condizione di sicurezza.